Buongiorno a tutti. Allora, per il duelismo con Lezzerini non si può dire perché è un duelismo, perché alla fine siamo amici, siamo compagni e ci prepariamo tutte e due bene, ci diamo il massimo e poi sta il mister a decidere chi giocherà e chi sarà il portiere della squadra. Già l'anno scorso l'Avellino ti seguiva, ti ha seguito a lungo, ci spieghi un po' la trattativa, come si è sviluppata quest'anno, quando hai saputo che saresti arrivato all'Avellino e con che spirito ci arrivi? Allora sì, lo so che l'anno scorso e anche 2 anni fa, se me lo ricordo bene, mi hanno voluto qui, però l'anno scorso ho avuto dei problemi, come già si sa, della spalla, sono stato operato. Poi quest'anno, quando sono tornato dalle vacanze praticamente, ho saputo che l'Avellino era la squadra con il più desiderio, diciamo, che mi voleva di più. E ho deciso che qua dovevo venire perché sarebbe bene per me e anche perché era la prima volta che facevo un'esperienza del genere. E voglio ringraziare la società e il mister per la fiducia e la volontà e darò del mio meglio per aiutare la squadra ad ottenere i risultati migliori. Potrebbe essere l'anno della tua consacrazione, visto che praticamente Non ho capito, scusa. con la primavera dell'Inter, praticamente tutto, hai vinto molto. Potrebbe essere un anno importante per te, per la tua carriera di crescita, Io sinceramente direi che questo sarebbe l'anno decisivo per la mia carriera, per questo che sono ancora più motivato di dare il massimo e di fare meglio, quindi cercherò sempre di allenarmi bene per poi giocare. giro dell'Under 21 ci pensa la nazionale in futuro? La nazionale maggiore ci pensa la nazionale Certo, prima devo allenarmi bene qua e far bene qua, poi ci penserò anche alla nazionale. della Romania? C'è qualche portiere a cui ti Sinceramente mi ispiro molto a De Gea, mi piace tanto, a parte Handanovic che è una persona, un'ottima persona, a parte il campo, lui è un professionista vero, l'immagine del portiere perfetto, diciamo. Poi mi ispiro tanto a De Gea perché, diciamo, è il mio tipo di portiere, beh, poi non so, mi piace tanto lui, lui è molto bravo. per loro che il portiere è particolarmente dedicato anche sotto il profilo psicologico, no? Bisogna stare concentrati lì. E spesso ci si fa questa domanda quando ci sono situazioni come quella di adesso all'Avellino, quando ci sono due portieri più o meno allo stesso livello e quindi non c'è un titolare e un secondo. Questa situazione di non avere la certezza del ruolo che avrà in campo è uno stimolo, un fatto positivo o può essere un fatto negativo non avere la certezza di essere titolare? No, non è un fatto negativo, perché alla fine noi dobbiamo prendere tutto e farla come motivazione, diciamo, perché è questo che ci tiene in gioco, avere tante motivazioni e dare tutto per dimostrare che tu sei migliore dell'altro, diciamo. Però alla fine, come detto anche prima, siamo amici, siamo compagni e tutte e due cerchiamo di dare il massimo e di convincere il mister che meritiamo di giocare. Seguito la Serie B in passato, che idea ti sei fatto di questo campionato? Che è un campionato molto duro, diciamo, diverso da tutti gli altri, e per questo che ho voluto fare la mia prima esperienza da grande, diciamo qua. Dove pensi che può arrivare questa Serie Com'è? B? Dove pensi che può arrivare questa Serie B? Ti sei fatto l'idea della squadra? Noi ragazzi stanno dando il massimo, li vedo sempre ogni giorno che stanno dando il massimo e facendo così, facendo bene ogni giorno, mettendoci il 100%, sicuro arriverà molto in alto quest'anno. Vendino, che Il mister mi piace troppo, è molto bravo, è una persona molto seria, molto dura, diciamo, in allenamento, però si vede che è una brava persona. invece con Carmine Amato, preparatore dei portieri. Sì, anche con lui ho un buon rapporto. All'inizio era più difficile, sa, adattarmi perché venivo da un tipo di allenamento, venire da un altro, quindi però piano piano ci si abitua. Comunque lui è un allenatore molto bravo e mi piace tanto. Sei molto bravo con i piedi, su YouTube ci sono tantissimi tuoi video che fai canestro insomma in maniere davvero strane, assurde, di tacco in tutti i modi. Questi trick dove l'hai imparati e soprattutto come coltivi questa tua passione per la tecnica che poi ti può tornare utile anche durante il campionato?
No, sinceramente io prima di fare il portiere ero un attaccante, però come avevo già detto prima in un'intervista ero un bomber, però non avevo voglia di correre, quindi ho deciso di rimanere in porta. Poi guardo sempre su YouTube i clip, tipo tutti i freestyler e tutti che fanno i numeri con il pallone, ho detto dai, che devo farlo anch'io, non è così difficile. E poi l'ho provato e appena sono riuscito. Allora magari potrei giocare anche un po' al Pala del Mauro con i giocatori della Scandone, sai che c'è questa squadra importante di basket in Serie A, Avellino. Sì, certo, però adesso pensiamo di più al calcio, poi vediamo magari. Dopo. Senti, a proposito di Bomber, Alemagna ti ha già fatto qualche scherzo, non l'abbiamo ancora visto, ti ha già fatto qualche scherzo. Ieri ha acceso il giornale a sbaffo, abbiamo visto, mentre leggeva la gazzetta. Vabbè, insomma, ha pubblicato questo video di Ardemani che ha acceso il giornale a sbaffo. Ti ha fatto qualche scherzo, insomma, che tipo è? No, non mi ha fatto niente, però. Stai attento. Ancora Certo. niente. Grazie. Ancora niente. Ancora niente.